Giovanni Ansaldo, a teatro con l'Isola degli Schiavi, raccontaci qualcosa. Allora sarò con Stefano Fresi, la regia di Ferdinando Ceriani, con Carla Ferraro. Insomma, il gruppo è molto affiatato, io li conosco, a parte Stefano, comunque sia Carla, il regista, lo conosco molto bene. Sarà uno spettacolo attuale perché parla di, insomma, un gruppo di padroni e schiavi che portano su un'isola dove in realtà le regole sono invertite, cioè dove gli schiavi diventano padroni e viceversa. Quindi sarà interessante questa commedia degli equivoci, questa commedia soprattutto, capire cosa succede all'interno di quest'isola. Le musiche le farà Fresi, ci ho parlato adesso, già è un figo, insomma, ci sarà da divertirsi, ecco. Senti, come ti prepari al tuo personaggio, più che altro che tipo è? Tu chi sei in particolare? Lui è il servo, è Arlecchino, quindi conserverà dentro di sé la maschera di Arlecchino, non sarà una maschera vera e propria, perché questo spettacolo era, insomma, l'esordio dell'abolizione della maschera. Quindi, insomma, sarò un personaggio, sarà un servo. Però diventerà un padrone. Esatto. Senti, si potrebbero fare questi scambi nella nostra società, scambi di ruoli, insomma, tra cariche. Sì, però poi, come dirà anche lo spettacolo, in realtà poi finisce sempre male, cioè come alla fine uno finisce sempre per diventare padrone anche quando è schiavo dentro, quindi sarà un casino, non lo so.